Ladies and gentlemen, welcome on Tavela Airlines. The temperature outside is around 6 degrees. Now we're going to Passo Falzarigo, and maybe if the boys agree with us, we are going on the top of Sastrià. Ladies and gentlemen, welcome on board. Sit down and fasten your seatbelts. Sastrià. Buongiorno. Se c'è un'escursione bella, breve e un po' avventurosa, sicuramente è quella del Sastrià. È una bellissima giornata d'autunno, con un cielo limpidissimo. Eccoci qua, poco sopra Passo Valparola, 15 minuti di camminata circa. A Sastrià iniziano le trincee della prima guerra mondiale. Noi le attraversiamo un po' a monito per quello che è successo oltre 100 anni fa. Qualcuno si chiederà, sono sicuro, se non è pericoloso con la neve andare su a Sastrià. C'è ghiaccio, è tutto scivoloso, mamma mia. Bene, sì, è pericoloso, bisogna stare attenti, però poi dipende dai punti di vista. Se penso al lockdown, secondo me era più pericoloso rimanere chiusi in un appartamento che uscire all'aria aperta e divertirsi respirando aria fresca. Quindi natura sì, sempre valutando pericoli, le proprie condizioni fisiche. Voi dove andate di bello? Io ci faccio. Possiamo solo immaginare cosa hanno passato qua i soldati durante la prima guerra mondiale. Ditemi voi se la vista non è stupenda. Marmolada, il Sezzas. Conturines. Sempre più interessante, arriviamo nella zona delle postazioni. C'è un cunicolo di
trincee immenso. Ah, ma anche voi qua? Amore, ciao! Ciao! Vediamo qua, da queste feritoie probabilmente c'erano i cannoni per sparare verso il fronte del Col di Lana. Ci sono riuscito a sparare. Cosa bisogna avere per visitare al meglio le trincee alsasdestrie? Sì, una? Sì, Stirlampe in tedesco. Sì, in italiano un? Un frontalino, una lampadina, una torcia. Da qualche parte c'era anche la cucina. Tu sei attrezzatissimo come sempre. Sembra una storia di Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Sì? Tom Sawyer. Che cazzo? C'è il papà che l'ho detto. Chi l'hai messo? Qua passavano cavi del telegrafo, magari. Sì, l'elettricità. Siamo ovviamente fuori dal sentiero originario, però per visitare le trincee l'avventura è questa. Dove siamo arrivati? Qua dormivano. Numeri. Quando hanno un po' ristrutturato. Carriole. Quante carriole hanno trasportato. Poi si esce e si va da un'altra parte. Bella, no? Ah, vicolo cieco. Rafael, immagina durante la guerra, altro che scarpe in Gore-Tex, avevano scarponcini duri in pelle e legno. Mamma, chi lo dice? Tere. Io? Ciao. Avanti. Aiuta che lei alla riva. Gabriel, eh? Rafael, eccolo, potuto uscire. La canzone degli alpini, sul cappello, sul cappello, portiamo, c'è una, a parte, una lunga, a parte che qua non c'erano gli alpini, c'erano i Kaiserjäger. Occhio d'aglio e sei un altro. Qua. Facciamo un po' di luce. Sta pulendo un po'. Bravissimo. Attenti alla testa. Io no. Ah, 10.000 di ciocchi. Occhio. Altra postazione. Vediamo. Ah,
il mio amore. Sarei qua dentro la mia pirata. Calisetto, ma giocherà a gran pera. Ora siamo sul lato est del Sas d'Estria, quindi abbiamo il fronte della Gazzuoi davanti a noi, sempre fronte Kaiserjäger, mentre dietro c'era il fronte italiano davanti alla Tofana di Rozes. Le ultime scalette. No, quelle tre Kaiserjäger. Ah, questo non è un messaggio. In alfabeto Morse. E Gabriel? La chiamata d'emergenza SOS. Come la fai in alfabeto Morse? Tre punti, tre righe e tre punti. E come lo fai? Con una torcia. Bravo. Wow. Già la giornata è stupenda, ma guardate che vista. Sorapis, l'Antelao, le Cinque Torri. Hai visto la pista delle Cinque Torri e il Col Galina? Saranno le prime ad aprire fra poco, eh? Ancora un po' di neve e poi voilà. Oh no. No, no, siamo quasi in cima. Eccoci. Cima Sas d'Estria, libro di cima. Che bel, bel. Sentiero Kaiserjäger, che va sulla Gazzuoi, la Val Badia, mentre sulla parte opposta la Conca Cortinese. Da questa parte abbiamo Livina al Longo, Col di Lana davanti a noi e sullo sfondo la Marmolada.
Eccoci sulla via del ritorno dal Passo Valparola fino al Sas-Estria. Si fa facilmente in un'ora e mezza. Noi sì, dipende un po' dal passo. Sono di camminata, sono appena 2 chilometri per un dislivello di 250-270 metri circa. In inverno? Sì. Quando hai sete? Sì. Qual è la prima regola? Non mangiare la neve gialla. Perché le nostre gambe non funzionano più così? Ehi, vecchietta! Sì? Guarda come corre lui! E tu? Un po' meno. Dove hai lasciato le tue gambe di 20 anni fa? Ci sono ancora comunque. Siamo ormai arrivati al parcheggio. Una gittarella da 2 ore e mezza, 3 ore. Dall'osteria posta, mezz'oretta di macchina e basta. Ora vediamo se questo era l'ultimo video con escursioni, magari dopo iniziamo con gli sci. Vediamo, a presto. A proposito, se avete voglia seguite anche il mio canale personale qua, perché c'è qualcosa di divertente anche là.